Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova recensione. Come sempre vi invito ovviamente a lasciare like, iscrivervi e se volete a passare al canale Telegram. Detto quello, partiamo subito con questa mini recensione, che poi non sono mai recensioni, sono in realtà delle mie opinioni dopo aver visto i film. Allora, oggi si parla di un film del 2014, Le origini del male, film che tutti hanno detto che è uno dei film più belli mai visti, horror. Io sinceramente non vedo questo film horror bellissimo, fantastico. La trama è un professore di fisica che chiama i suoi studenti per degli esperimenti assurdi, quindi che sarebbe quello di affiancare la scienza col paranormale. Ovviamente tutto in maniera illegale, perché anche l'università gli toglie i fondi per fare queste follie. Fanno questi esperimenti su una ragazza di nome Jade. Da là risveglieranno qualcosa di brutto. Allora, questa è la trama. E qui c'è la contraddizione tra la scienza e il paranormale. Cose che in realtà sono andati d'accordo per un po', soprattutto quando si tratta di psichiatria, eccetera, c'è stato questo avvicinamento tra la scienza e il paranormale, però, boh, non lo so, il film è, secondo me è troppo sprecato, anche perché non è troppo approfonditi questi esperimenti che in realtà hanno fatto davvero, cioè questi esperimenti li hanno fatti, cioè, quindi l'avvicinamento tra scienza e paranormale non è la prima volta e c'è questa cosa qua, hanno fatto degli esperimenti effettivamente veri. Non mi ricordo in che cosa, ma comunque c'è stato sempre lo studio, per esempio, studi sull'anima, se effettivamente scientificamente esiste, e ci sono sempre stati, da quando c'era scienza. Ma pare addirittura, che questi esperimenti, diedero vita ai primi studi sulla parapsicologia, potrebbe anche essere, quello non sono del settore, questo non è un canale di parapsicologia, è un canale di film, comunque. L'hanno messo tutto insieme, un pastrocchio allucinante. Il film non parte mai, ha un grosso difetto, cioè non parte, non crea questa tensione come a molti, almeno a me non ha creato nessun tipo di tensione. Alla fine, stringi stringi, è solito caso di possessione, cioè è uno di quei filoni dove c'è il posseduto, il gruppo che fa questa evocazione, gruppo A. Fa evocazione su tizia B è posseduta e il gruppo A viene sterminato. Cioè, questo è il fine. Cioè, alla fine tu cambi la trama, cambi tutto, ma fai il solito film dove c'è la posseduta che li uccide. Cioè, è il solito film, ragazzi. Non parte mai, la tensione non c'è. Un film che considero una grande occasione buttata via, perché comunque si parlava di un film non fatto male, perché alla fine non è fatto male. Fatto anche discretamente, ma di un film che non serviva, cioè che non aggiunge nulla al genere né toglie nulla, un film inutile, cioè non lo so, era meglio, che ne so, guardare questa bottiglia d'acqua, cioè un film veramente che non cambia nulla, cioè non è come l'evocazione, i film dell'evocazione, quindi tralasciando Anna perché che sono delle porcate, cioè il primo evocazione era molto bello. Era stupendo, il primo Sinister era molto bello. Questi film non trovo veramente niente, sono proprio, non hanno nulla. Solita storia così. Infatti, credo che abbia fatto anche flop. Comunque, sapetemi dire sotto cosa ne pensate. Ci stiamo alla prossima mini recensione. Ciao.